Pozzolengo celebra la sua 112esima edizione della Fiera di San Giuseppe, un appuntamento plurisecolare oramai a cavallo del famoso XX secolo. Fabio Vanali, assessore al turismo del comune. Insomma, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, la fiera si svolgerà domani, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, poi i soliti due giorni con la dispensa delle colline moreniche. Diventa una vetrina in cui presentiamo le nostre particolarità enogastronomiche, ricordare la tradizione, ricordare quelle che sono anche gli antichi mestieri di un tempo, il lavoro del contadino come era un tempo, e anche poi le macchine agricole, ma anche le automobili, le moto d'epoca. Quindi è un'occasione per mantenere le tradizioni, recuperare le tradizioni del passato, guardando in prospettiva, perché i nostri prodotti, il turismo anche a Pozzolengo è arrivato in modo consistente, e grazie al cielo, perché è una risorsa importante per un paese che invece ha visto un ripensamento, ad esempio, dell'agricoltura, perché è chiaro che l'agricoltura oggi a Pozzolengo non è più quella di 20 anni fa. Il turismo ha integrato e ha aiutato anche a superare un momento di difficoltà che c'è stato negli anni scorsi. Davide Vezzoli, sindaco di Pozzolengo, ultimo mandato, come ha già avuto modo di dichiarare, non si presenta più, però la gioia di poter celebrare questa 112esima edizione della Fiera di San Giuseppe. 112esima significa che va oltre i mandati dei sindaci, non soltanto del mio, ma di molti sindaci che ci sono stati prima di me. Ed è perché, come ho detto già in altre occasioni, per quale motivo fiera e per quale motivo 112esima? Perché a Pozzolengo si conserva una tradizione e si è stati abili nel tempo ad aggiungere alla tradizione sempre qualche cosa di nuovo, qualche cosa di interessante, in modo da consentire ai nostri ospiti di trovare a Pozzolengo il divertimento e la voglia di venire a vedere qualcosa di interessante, di gustoso con i nostri prodotti, ma di piacevole con il nostro territorio, con le nostre colline moreniche. Io più che fiera la riterei una sagra di paese, una sagra in cui la gente viene, si diverte e assaggi i prodotti tipici della zona. Ne avete tanti, ne avete fatti tanti, sì. E ce ne sono ancora tanti a scoprire. Ne aggiungiamo ogni anno, in ogni occasione qualcuno, si è partiti dal tradizionale Lugana, tipico della nostra zona, il salame d'ecco di Pozzolengo, poi abbiamo aggiunto lo zafferano, uno dei migliori d'Italia, i formaggi, le carni, il miele, le confetture. Quindi vedete quanti prodotti possiamo offrire in un'area, devo dire, ristretta, ma non così tanto, perché partiamo dal lago e arriviamo alle colline del lago, le colline moreniche del lago.